Ciao, benvenuti a questo nuovo episodio di Final Cut Pro Online Coach. Oggi voglio parlarvi di frame rate perché ultimamente le cose sono cambiate. Prima si girava quasi sempre e esclusivamente a 25 frame al secondo nell'elettronico, adesso si può girare a tantissimi frame rate differenti. Allora, che cosa succede quando andiamo a utilizzare appunto frame rate differenti all'interno della stessa timeline? Quello che normalmente andrebbe fatto è il conforming, cioè uniformare tutti i frame rate. Questa operazione prima si faceva, diciamo, prima di iniziare la post-produzione, adesso viene fatta automaticamente dai software di montaggio, e anche Final Cut si occupa di fare il conforming. Ma cosa succede realmente quando appunto questi frame rate differenti vengono messi a contatto all'interno della stessa timeline? Per fare questo utilizzeremo una ripresa che è sempre uguale, quella di un metronomo, che è stata fatta però a tanti frame rate differenti per vederne proprio le differenze. Andiamo a vedere. Intanto vediamo che cosa abbiamo qua a disposizione. Abbiamo una serie di clip, tutte della durata di 10 secondi e tutte che inquadrano il medesimo soggetto, un metronomo, che quindi si muoverà sempre allo stesso modo. Tutte le clip hanno sovraimpresso un timecode. Abbiamo qua sotto una timeline che va a 25 fotogrammi al secondo, alla quale ho inserito un filtro per poter avere anche qua un timecode a vista. Andiamo a prendere ovviamente la clip da 10 secondi a 25 fotogrammi al secondo, quindi qua le cose non dovrebbero essere un problema, e se lo mandiamo in play, ogni fotogramma corrisponde esattamente al fotogramma della timeline. Andiamo a vedere cosa succede con una clip di 10 secondi, però che è stata registrata a 30p. Cosa succede? Final Cut deve fare qualcosa, ci sono 5 frame in più. Se andiamo a vedere le specifiche della clip, nella parte in basso troviamo il rate conform. Utilizza un sistema di sampling del fotogramma chiamato floor. In tutti i casi di frame rate che sono superiori a quello della timeline, l'operazione è molto semplice, dovranno solo essere eliminati dei fotogrammi. Ed ecco cosa succede: la partenza è identica e, come vedete, se vado avanti frame by frame, tutto procede in modo regolare. Stiamo vedendo tutti i fotogrammi, ma arrivati al quarto fotogramma, ecco che saltiamo il 5. È stato eliminato un fotogramma, si è passati direttamente al fotogramma 6. Un secondo reale deve durare sempre un secondo, e quindi andando avanti verranno persi altri fotogrammi, e a mano la differenza aumenterà per arrivare poi alla fine da 28 si passerà a un secondo e tutto si riazzera, quindi tutto ripartirà in modo regolare e uguale. Ogni volta che scatterà il secondo successivo, sicuramente anche la clip a 30 frame al secondo scatterà in questo caso a 2 secondi e così via. Quindi il tempo reale di ripresa della clip è conservato, e anche l'audio lo sentiamo allo stesso modo, perché l'audio non ha il problema del frame rate, quindi l'audio dura 10 secondi. La stessa cosa avviene con i 60 frame. Eccolo qua, 60 frame partono appaiati a 00, ma già al primo frame la clip a 60 ha saltato il frame 1 e poi passa al 4, poi al 7, al 9, al 12, al 14 e così via. Al 57esimo frame della clip a 60 siamo al 24 della master clip, e qua torniamo a un secondo, e quindi anche qua la velocità del nostro metronomo è esattamente la stessa, e questa cosa si ripete anche con i 120 frame. Effettua un lavoro matematico per arrivare comunque a un secondo appaiato con il master, e la velocità anche in questo caso non cambia. Proviamo a fare un'altra operazione, proviamo ad inserire tutte le clip insieme, non sono manipolate, sono a velocità 100%, le mandiamo in play e, come vedete, vanno perfettamente a sync senza problemi. Tutto questo viene fatto grazie al conforming di Final Cut. Final Cut si preoccupa di mantenere il tempo reale. Se c'è un attore che recita, se c'è qualcuno che dice qualcosa, c'è una musica, c'è un suono, non può essere modificato. Dopodiché saremo noi a sfruttare eventualmente questo materiale. Tutto questo però ha a che vedere con una timeline che appunto va a 25 fotogrammi al secondo, e quindi tutti questi conforming che abbiamo visto sono stati tutti a sottrarre, cioè dalla clip a 30, 60, 120 sono stati tolti dei fotogrammi per renderla compatibile. Se noi adesso apriamo una timeline a 50 fotogrammi al secondo, ecco che vediamo che le cose cambiano un po'.
proviamo a prendere la clip a 25, che quindi gli mancano esattamente 25 fotogrammi, è stata girata alla metà dei fotogrammi al secondo che invece richiede questa timeline, che è appunto a 50. La mettiamo nella timeline e vediamo che la clip dura comunque 10 secondi, la selezioniamo ed eccolo qua, 10 secondi. Ma che cosa sta succedendo? Andiamo a vederla, e a vederla così sembrerebbe che tutto è regolare. La clip dura esattamente come l'originale, 10 secondi. Se andiamo ad analizzare i fotogrammi uno per uno, vediamo cosa succede. Al primo frame sono appaiati, al secondo frame in realtà la clip è rimasta completamente ferma, è stato ripetuto il primo frame. Andiamo avanti, al secondo siamo invece al numero 1, al terzo siamo ancora al numero 1, è stato ripetuto. Quindi cosa succede? Avendo a disposizione solo 25 fotogrammi, mettendo questa clip in una timeline a 50, il sistema in automatico aggiunge dei fotogrammi facendo una duplicazione dei frame, ed è per questo che arrivati a 10 siamo a 5 reali della clip a 25 frame. E andando via così vedrete che c'è sempre un multiplo, arrivati a 20 siamo a 10 e così via. Quando arriveremo allo scoccare del secondo, quindi arriveremo a 49 fotogrammi, saremo a 24 fotogrammi nella clip a 25, quindi poi di nuovo siamo a un secondo in modo regolare. Ora cosa sta succedendo? Lui ha duplicato i frame ed è qua che possiamo intervenire. Andiamo a vedere, il Rate Conform sta ancora in Floor, che è la versione base, cioè quella in cui lui toglie fotogrammi o aggiunge fotogrammi senza fare null'altro. Però noi possiamo cambiare questa versione e per esempio possiamo usare le stesse tecniche che si usano nel Rallenty. Potremmo chiedergli di fare un frame blending. Che cosa succede? Qua avevamo la ripetizione del fotogramma 1 e invece adesso abbiamo un blending, come vedete anche dal time code che cambia qua e anche dall'immagine che comunque si sta muovendo, abbiamo un blending del fotogramma 0 della clip originaria e il suo fotogramma 1, per creare un nuovo fotogramma intermedio in cui l'immagine si muove, in cui l'immagine non resta ferma. Andando avanti arriviamo al 2 della timeline, che corrisponde a un reale 1 della clip, e poi di nuovo un blending tra l'1 e il 2 per produrre il fotogramma 3 e così via. Se non ci soddisfa magari questo risultato, che dovrebbe in qualche modo ammorbidire il problema della ripetizione dei fotogrammi, possiamo andare oltre e possiamo chiedergli di fare un optical flow. Una volta terminato l'analisi dell'optical flow andremo a vedere che cosa succede. È terminato, la differenza è sostanziale, praticamente ogni fotogramma utilizzando l'optical flow è in movimento. Se guardiamo la lancetta del metronomo vediamo che tutti i fotogrammi sono in movimento, proprio perché sta utilizzando la proprietà tipica di optical flow, che è quella di andare a ricostruire il frame mancante. Ora questa cosa può essere interessante vederla anche con una ripresa, è una ripresa a 25 fotogrammi al secondo, noi la andiamo a mettere qua. E qual è il problema? Un fotogramma sì e uno no, il frame sta fermo, perché appunto facendo un frame sampling floor la prima cosa che viene fatta è la ripetizione del fotogramma. Questo è in movimento, questo è fermo, questo è in movimento, questo è fermo e così via. Quindi avremo una leggera scattosità nella visione dell'immagine. Se vogliamo eliminarla appunto dovremo entrare nelle proprietà del Rate Conform e fare dei cambiamenti, per esempio utilizzando il frame blending, per cui a questo punto ogni fotogramma è comunque in movimento, con un blending, questa sorta di sfocatura che vediamo che è dovuta al mix dei due fotogrammi, quello prima e quello dopo. Oppure anche in questo caso potremmo optare per l'optical flow. Come vediamo tutti i fotogrammi sono in movimento, tutti i fotogrammi, proviamo anche a spegnere un attimo il time code che c'è sopra, come vediamo tutti i fotogrammi di questa ripresa a 25 fotogrammi al secondo ora sono in movimento e sono 50 fotogrammi al secondo. Grazie all'optical flow otteniamo un'immagine fluida e stabile anche a un frame rate doppio rispetto all'originale. Questo è un po' quello che succede grazie appunto al sistema del Rate Conform. È importante saperlo utilizzare, soprattutto nel momento in cui andiamo a utilizzare del materiale con un frame rate più basso della timeline che lo andrà ad ospitare, ricordandoci sempre che l'optical flow non risolve tutti i problemi e che l'optical flow produce tantissimi giga e giga di materiale all'interno della nostra library. Quindi andiamoci insomma con calma.
Bene, con questo è tutto, spero che sia un po' più chiaro quello che succede quando utilizziamo dei frame rate differenti. Io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial e vi aspetto nelle mie pagine social. E se siete interessati ad un corso esaustivo e completo, fatevi sotto, chiamatemi, contattatemi e ne parliamo. Ciao a tutti, alla prossima!